buongiorno a tutti, mi conoscete tutti ormai, sono Luca Di Bra. Sono abbastanza emozionato oggi a essere qua a parlare in mezzo a voi, non perché è la seconda volta che parlo a una manifestazione della Lega, ma perché appunto vedo una sala piena quasi unicamente di giovani, quindi è un bel colpo d'occhio. E mentre ad esempio in altri partiti i giovani non hanno tutta questa possibilità di esprimersi, anzi addirittura a volte non esistono nemmeno, magari i giovani del PDL si stanno concentrando per vedere chi mettere a capo della loro barca, quelli del PD magari staranno stappando proletario Moe Chandon per brindare alla caduta di Berlusconi. Non si sa se ci sono o meno, visto che ho sentito che in UDC si entra dai 40-50 anni in su, 40-50 anni per gamba ovviamente. E quindi noi siamo veramente un bel gruppo, siamo a livello provinciale, abbiamo creato una bella squadra e per questo dobbiamo sicuramente ringraziare Alberto, è stata una delle prime persone che ho conosciuto 3 anni fa quando abbiamo fondato il gruppo anche Bra, e insieme a lui e altri pochi ragazzi come Flavio e Filippo siamo riusciti a creare una realtà come questa, che è veramente molto bella, molto grande e significativa. Quando ci spostiamo sempre in massa, siamo sempre uniti e coesi, ci diamo una mano a vicenda. Questo mi fa molto piacere. Sono sicuro che adesso Alberto, andando a fare il coordinatore nazionale, porterà questo modello, il modello Cuneo, anche fuori dalla provincia, darà anche un'impronta cuneese a tutto il resto del Piemonte, caratterizzato da costanza, presenza quotidiana e gran voglia di fare. Quindi faccio gli auguri a Alberto per il nuovo incarico e a Flavio perché sicuramente porterà avanti l'opera che Alberto ha iniziato qualche anno fa. A livello di gruppo pregnese mi sembra che stiamo andando abbastanza bene, abbiamo organizzato diverse cose, raccolte firme, volantinaggi, torneo di calcetto, cineforum. Per continuare bene io mi sono appuntato tre obiettivi, uno di breve periodo, uno di medio e uno di lungo. A breve periodo, in breve periodo vorremmo ripetere l'esperienza del Cineforum, che è stata molto sentita a Bra, anche da parte dei ragazzi della zona attorno al Braidese, quindi riproponendo tematiche cinema, film riguardo l'autodeterminazione dei popoli, magari allargando un po' di più la rosa, non solo più nel contesto europeo, ma anche andando a vedere alcuni film che ho trovato ad esempio sull'indipendenza del Tibet, oppure rivedendo un po' la storia americana sulle peripezie che hanno subito i Pelle Rossa durante la conquista degli Stati Uniti, la creazione degli Stati Uniti. E poi anche in Ruanda, dove ci sono delle popolazioni che hanno sofferto, ma nessuno ha mai parlato, perché sono a causa di poteri forti venuti da fuori il paese che hanno soggiogato le popolazioni locali. A breve periodo vorrei invece continuare con il volantinaggio, visto che Alberto ci ha insegnato che dobbiamo sempre continuare ad essere presenti tra i giovani, nelle scuole, perché è nelle scuole che c'è la linfa, che ci sono i nuovi giovani. E invece in un contesto un po' più ampio vorrei lanciare oggi una proposta che spero che a livello provinciale venga accolta, che è quella di creare una sorta di commissioni, un po' come avviene nelle istituzioni, tramite le quali possiamo dedicarci 2 o 3 gruppi, magari adiacenti, possono dedicarsi a una tematica particolare, magari alla cultura o allo sport, organizzare degli eventi mirati in quell'ottica. Però mi sembra che sia questo, perché abbiamo visto che organizzando il torneo di calcetto a livello provinciale col gruppo di Alba e del Roero
siamo riusciti a fare veramente una gran bella manifestazione con molte persone, molti ragazzi coinvolti, quindi penso che in futuro possa continuare come modello. Detto questo, appunto ringrazio tutti quanti e ringrazio tutti voi, spero di continuiamo su questa linea, prima al nord e prima ai giovani. Grazie.